Un cordiale saluto, un saluto sportivo a tutti voi. La seconda puntata della trasmissione per raccontare i 20 anni di Spiqui Team, una realtà sportiva e non solo. Partita dal Comelico, nella prima puntata abbiamo introdotto quindi questo ciclo di trasmissioni che in questo caso ci vedono sul territorio. Siamo a Nebbiù di Pieve di Cadore e siamo assieme a i protagonisti chiaramente dello Spiqui Team e assieme ad alcuni partner che andiamo a scoprire insieme. Anzitutto saluto il presidente di Spiqui Team, Max Daprà. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovato, Max. Grazie. Assieme ad Angelo De Polo, patron della Galvalux. Buongiorno Angelo. Buongiorno a tutti. E grazie per averci ospitato nella tua splendida azienda, nonostante il tempo fuori sia un po' così, no? Però sono le bizze di questa stagione. Allora Max, vediamo un po', per il movimento Spiqui Team sportivo, ma non solo, ci sono chiaramente anche delle spese, degli investimenti. Allora, l'importanza delle aziende che vi supportano, chi crede nella vostra opera. Oggi siamo qui in Galvalux e quindi è importante, immagino, no? Beh, molto molto importante. Diciamo che oggi senza gli sponsor purtroppo non si fa niente, perché i costi di una gestione anche di una società sportiva grande come la nostra, che conta più di 200 tesserati, sono molto elevati, e quindi avere dei partner che ti diano una mano, in questi anni è fondamentale, direi. Quali sono, Max, per curiosità, i costi maggiori o gli investimenti magari anche maggiori che vi trovate ad affrontare nella normale gestione? Beh, gli investimenti maggiori ovviamente sono quelli che sono destinati alle manifestazioni. Considera che spendiamo quasi un'ottantina di mila euro per fare la pedalonga, è un costo molto elevato, e grazie ai nostri partner appunto riusciamo a sopperire a molte spese. Ci aiutano comunque a fare sì che la manifestazione sia di un certo livello, altrimenti dovresti contentarti e dovresti fare le cose, insomma, un po' alla buona, diciamo. Come quello che stiamo facendo in questi ultimi anni specialmente è un investimento grande anche per la promozione del territorio, quello che ci interessa maggiormente, perché Spiqui non è solo lo sport in sé dell'andare in bicicletta. Il voler promuovere il territorio, sia quello del Comelico però anche quello cadorino ovviamente, è fondamentale, è molto importante per noi, è un punto di forza ed è una cosa che noi consideriamo molto. Angelo, ti vediamo con grande piacere con il gilet Spiqui. Solo sostenitore o anche praticante? No, anche praticante. Non faccio le gare perché ho deciso un po' di non farle più, insomma, c'è troppo impegno, bisogna allenarsi troppo. Però sono comunque uno sportivo, pratico lo sport della mountain bike, della bici. Il tuo approccio con Spiqui Team, Angelo, come nasce e perché hai deciso come azienda di sostenere questo sodalizio sportivo? Ma noi siamo un'azienda nata su questo territorio, e su questo territorio abbiamo deciso di continuare a produrre nonostante le numerose richieste di spostare l'attività altrove. E quindi riteniamo una cosa importante che una parte dei nostri utili torni sul territorio, su un'attività, quella sportiva, con il settore giovanile in modo particolare, perché la riteniamo fondamentale non solo per l'aspetto sportivo ma anche per quello sociale. E siamo veramente orgogliosi, perché guarda cosa sono riusciti a fare con il settore giovanile. Oggi hanno un trito gruppo di ragazzini che fa veramente piacere veder fare queste cose. E quindi, da 10 anni quindi rinnovate chiaramente. Chiaramente abbiamo cominciato in quell'anno e lo stiamo ancora facendo oggi nel limite delle nostre possibilità. Certo, e quindi una soddisfazione penso anche per chi è uno sportivo di lungo corso come me o come te, veder crescere questa realtà del territorio, questi bambini che poi credo, immagino, possono anche attraverso lo sport conoscere meglio
le montagne e l'ambiente sociale di questi piccoli paesi, che sono il nostro patrimonio culturale, anche per rimanere a lavorare qui, perché c'è anche il problema dell'occupazione, del trovare manodopera qui, vero? Certo. Abbiamo avuto questa grandissima soddisfazione di vedere questo nutrito gruppo di giovani, perché, come dicevo prima, è molto importante. Qua in montagna non è che ci sono tante possibilità di avere tutto quello che si vuole come nelle città. La pratica sportiva nel nostro territorio è una delle cose che si può fare e si può fare molto bene. Quindi aiutare affinché questa possa avverarsi è una cosa che è fondamentale, perché i giovani amino il nostro territorio, lo conoscano andando a piedi, in bicicletta, con gli sci, da sci alpinismo, lo conoscano e abbiano la voglia e il piacere di poterci rimanere. Certo, e per combattere anche il fenomeno dello spopolamento in atto. Certo. Ecco, per curiosità, nella vostra azienda qui in Galvalux, quante maestranze ci sono in percentuale del territorio rispetto alla popolazione che viene da fuori? Ma credo il 90%. Noi abbiamo tutte persone che vivono questo territorio, e quindi anche questo è un secondo risvolto. Insomma, le persone che lavorano da noi hanno bambini, hanno giovani, e quindi poterli affidare a società che li accompagnano in queste attività sportive è una cosa che fa bene anche ai nostri collaboratori, ai nostri dipendenti. Sono, direi, al 90-95% del nostro territorio. Assolutamente. Max, una curiosità, avete fatto la presentazione ufficiale poco tempo fa, avete scelto la terra trevigiana. Allora, qui anche intuisco, per promuovere il territorio cadorino e del Comelico, anche in un altro luogo, promuovere quindi, quello che ha detto Angelo, no? La nostra cultura del territorio. Penso che non fosse a caso questa scelta di andare in terra trevigiana. No, abbiamo fatto una scelta, in parte è stata, diciamo, scelta anche ponderata dall'azienda che ci ha fornito il materiale tecnico per il dopogara. Quindi andare anche a Treviso, dove c'è comunque una cultura ciclistica importante, per noi è stata una cosa bella, piacevole, e sperando che traga anche dei frutti, insomma, che porti a casa anche qualcosa. Noi abbiamo uno degli sponsor anche che viene da fuori, che è Cuziol, per esempio, che è il nostro sponsor, diciamo, fra i più recenti. E anche Bepi, come le aziende che sono qui del territorio, ha visto in noi un qualcosa per poter dare una mano, per poter aiutare. Quindi diciamo che quello che stiamo promuovendo in giro ci sta aiutando molto. Angelo, una curiosità, secondo la tua esperienza imprenditoriale, quale potrebbe essere un sogno nel cassetto, magari associato alla Spiqui, augurare allo Spiqui cosa per il futuro? Un evento particolare, una cosa particolare per il nostro territorio, oppure semplicemente questa è la strada giusta, quella che stanno percorrendo? Beh, la strada che stanno percorrendo è sicuramente giusta. Di eventi ne stanno facendo, ne avevano fatto anche uno importante, che era il mondiale di sci alpinismo. Mondiale di sci alpinismo, che mi auguro che lo possano magari anche rifare. Anche quello credo sia molto impegnativo e molto costoso, quindi insomma, mi auguro che riescano anche magari un po' a riorganizzarlo per il nostro territorio durante il periodo invernale. Vi ringraziamo molto per essere intervenuti. Nella seconda parte ora andremo a scoprire altri partner dello Spiqui Team. Angelo, che dire? Grazie per essere intervenuto e grazie anche, penso di poter dire, a nome dello Spiqui Team per sostenere questa realtà e il territorio. Grazie a voi, perché per noi è veramente un piacere e un onore aver dato una mano a una realtà che è diventata veramente molto bella. Abbiamo conosciuto adesso, insieme al presidente di Spiqui Team, una delle realtà imprenditoriali, la Galvalux, che ci ospita in questa sua sede a Nebbiù di Pieve di Cadore, ed ora scopriamo insieme altri due partner di Spiqui Team. Ed eccoci quindi sempre qui nella sede della Galvalux per raccontare
alcuni dei partner dello Speakui Team in questo viaggio appunto alla scoperta di questo sodalizio del Comelico, che parte dal Comelico ma che abbraccia la provincia di Belluno e non solo. E allora, nostra gradita ospite Anna Pasuello. Ciao Anna e benvenuta. Ciao, ovvero grazie. Pasuello Fratelli. Esatto. E grazie anche a Marco Mainardi, Officina 33. Buongiorno a tutti. Proprio qui di Tai di Cadore, sì. No? Ecco. Allora, partirei però da Anna, chiaramente. Dunque, la vostra azienda è radicata nel territorio cadorino da ben 5 generazioni. 4. La quarta è appena entrata, sono i nostri figli. Io sono la terza. E mio nonno insieme a mio prozio negli anni primi del Novecento sono venuti da Bassano del Grappa e poi con l'avvento della ferrovia hanno pensato che queste zone dovessero essere, potesse essere una buona soluzione fornire loro alimentari, e quindi hanno cominciato con i magazzini, con le prime volte con i carri, poi con i primi camion, e fornivano alimentari nella zona del Cadore Comelico. E poi andando avanti poi con le generazioni è diversificato, vero? Negli anni 60 sono arrivati, vero? I combustibili, e nei primi anni 2000 mio fratello Paolo ha pensato di diversificarsi col metano, che stava entrando sempre più forte, e poi anche con l'energia elettrica. Adesso siamo presenti in tutto il Veneto con questi prodotti. Dando anche un servizio fondamentale, penso, per il territorio cadorino in questa diversificazione appunto dei settori, no? Beh, sì. E il vostro noi anche, diamo un servizio, sì, un ruolo cadorini. Commerciale, però intendo dire anche sociale, perché se le aziende rimangono sul territorio, logicamente servono i servizi sul territorio, che sono dati anche dalle aziende che producono e che distribuiscono i, sì, i prodotti. Quindi è più il Cadore quello che, certo, che ci dà. Noi diamo un servizio che potrebbero dare altri, ci siamo anche noi e siamo ben felici di essere ben radicati sul territorio. Anna, la tua conoscenza con lo Speakui Team non è da ieri, assolutamente. No. Ci racconti un po' come nasce? Io ricordo esattamente quando ho conosciuto per la prima volta 20 anni fa Michele, che secondo me era già vestito d'arancione quando è venuto. Questo bel ragazzo si è presentato in ufficio con delle idee molto chiare, un ragazzo determinato, molto equilibrato, e per presentare la pitturina a quei tempi. Sì. Gara di scialpinismo, ricordiamo. Esatto. E, insomma, non, noi come politica siamo, proprio perché radicati, insomma, vendiamo dei prodotti capillarmente nel territorio, siamo anche molto propensi ad aiutare quelle che sono le associazioni sportive, le manifestazioni, perché se il territorio vive bene, migliora, ne abbiamo un ritorno di benefici, certo, sia a livello lavorativo che a livello personale. Però questo ragazzo subito ci ha convinti, quindi non è stato alcun problema quello di credere in lui, e abbiamo fatto bene. E quindi avete cominciato questa partnership con la Speakui Team, che è andata avanti, quindi da 20 anni continuate sì, a crederci? Assolutamente sì. Loro sono riusciti a organizzare che la gente in Comelico si sono organizzati, si sono uniti, si confrontano, migliorano, fanno sport, danno esempio alla famiglia, ai figli, e soprattutto tra vari campanili, che sì, è il problema delle nostre zone, certo, che ognuno rema sempre per conto suo. E poi hanno avuto una ripercussione incredibile vicino Cadore, Sappada e poi tutto il Veneto. Anche perché si parla in questi piccoli paesi della poca socialità, magari, no? Che c'è lavoro casa, e invece anche i volontari uniti magari da una passione, come in questo caso, fanno dei cuori pulsanti. Loro sono dei cuori pulsanti per noi, e quindi danno linfa a tutto il territorio. Certo. Marco, veniamo a te adesso. La tua storia, allora, Officina 33, ovvero definirlo un negozio di biciclette è riduttivo, forse. Spiegaci un po' come nasce questa voglia, questa attività che è proprio sulla strada, sulla Alemania. Nasce dalla pratica, dalla voglia, dal divertimento, e diventa un'attività. Nel 2001 partiamo e oggi siamo arrivati qui, dal 2001. Oggi lo Speakui Team è diventato
qualcosa di più, è un sogno che si sta realizzando e che va a colpire non più lo sport, dove la squadra agonistica è la punta di diamante, il biglietto da visita, ma che sotto ha tutto un insieme di valori, tradizione, territorio, amore, affetto. È un conglomerato di emozioni che oggi sta avendo risultati eccezionali proprio perché sono riusciti a contagiare anche chi dello sport non è attratto, aiutando questo territorio a ritrovare una propria identità, una propria cultura, ad amplificare qualsiasi emozione e viverla in pieno. E quindi diventa facile partecipare al loro progetto, aiutarli, condividere. Non è una società sportiva, non è una famiglia, è proprio un'emozione contagiosa. Un'emozione contagiosa, molto bello questo termine, credo. Anna, possiamo dire che lo Spiqui è un po' un carburante del territorio cadorino, potrebbe sì, starci. Bello. Può starci. Io auguro veramente allo Spiqui Team che anche loro abbiano un ricambio, ma lo stanno già costituendo perché hanno pensato a questo comitato dei giovani in cui ragazzini di 10-15 anni si riuniscono, si distribuiscono i compiti, hanno le loro responsabilità, devono comunque andare d'accordo. Certo. Ecco, questo è anche questa è un'idea incredibile che hanno avuto. Chiaro. Marco, un'ultima curiosità, ti capita di vedere bambini o ragazzi in negozio dello Spiqui che magari ti vengono a chiedere, appassionarsi proprio anche del mezzo a due ruote? Certo, chiaramente la passione di questi bambini che arrivano con l'entusiasmo negli occhi è qualcosa di meraviglioso, vedi che dà speranza per il futuro, vedi che questi bambini si sono proprio innamorati di quello che fanno, lo vivono in pieno e quindi chiaramente di riflesso anche uno stimolo per me, per andare avanti, per vedere proprio l'entusiasmo di questa realtà che dà. Prima ancora di ricevere riesce a dare. Certo, e questo credo che sia molto molto bello. E allora tutti in bicicletta e tutti con lo Spiqui Team. Vi ringraziamo moltissimo, grazie ad Anna Pozzuello per essere intervenuta, è stato veramente un grande piacere. Grazie. E allora buon lavoro a te e a tutta la vostra famiglia per la vostra attività. E grazie anche a Marco Mainardi, che dire, buona stagione ciclistica sulle ruote con la tua attività. Grazie a tutti. E a voi tutti, gentili telespettatori e telespettatrici, l'appuntamento è rinnovato per la settimana prossima. Parleremo ancora, ovviamente, di Spiqui Team con la terza puntata.